per cui hai incontrato questa persona? Qual è il motivo per cui hai incontrato questa persona? Qual è il motivo per cui hai incontrato questa persona? E in tempo record. Allora, bisogna scegliere il testimone, quindi partiamo dal primo testimone che è il testimone del Buddha. Primo testimone, testimone del Buddha. Secondo testimone, la piramide. E il terzo testimone, la stele. Quindi abbiamo il Buddha, la piramide o la stele, perché vi siete incontrati. Non vi siete conosciuti per caso, quindi cerchiamo di capire cosa accadrà tra voi, qual è la motivazione, qual è la motivazione, cosa accadrà, qual è la motivazione per la quale vi siete incontrati. Partiamo dal Buddha, prima stesa, quella del Buddha, e utilizziamo ovviamente i Tara Tarot. Vediamo cosa ci raccontano i Tara Tarot. Vediamo cosa ci raccontano i Tara Tarot. Mescoliamo le carte, vediamo. Non vi siete incontrati per caso. Qual è la motivazione? Salutiamo la nostra Sandra, bebè, la nostra bodybuilder. Ciao Sandra. Vediamo un po'. Non vi siete incontrati per caso. Qual è la motivazione per la quale vi siete incontrati? Qual è il motivo? Esiste sempre un motivo per cui accadono le cose. Esiste sempre un motivo. Tagliamo, vediamo cosa ci raccontano i Tara Tarot. Scegliamo ovviamente le prime tre carte e vediamo, vediamo. Allora, abbiamo il Toy Boy. Allora, cerchiamo di capire qual è la motivazione per la quale vi siete incontrati. Allora, diciamo che dobbiamo addentrarci nel, diciamo, nel mistero del Toy Boy, no? Il Toy Boy rappresenta un inizio, quindi rappresenta, diciamo, sicuramente vi siete incontrati perché questa persona, il Toy Boy, praticamente, questo personaggio incarna il giusto mix, diciamo, tra fascino e abilità. Il Toy Boy è un vero e proprio mago dell'amore, molto inesperto, quindi probabilmente questa è una persona più giovane di te, che diciamo non è che ha desiderato fare qualcosa per qualche motivo, ma semplicemente questo giovane affascinante Toy Boy con uno sguardo magnetico ha una capacità di conquista. L'ha fatto fondamentalmente per divertirsi. Il Toy Boy è un ragazzo che gioca, anche se ha tutti gli elementi per portare avanti la situazione. Quindi diciamo che non è sicuramente una persona che vuole intraprendere una relazione seria con te, vuole sicuramente divertirsi un po'. Quindi diciamo, non vi siete incontrati per caso, ma tu probabilmente potrai fargli da nave scuola o se vorrai ovviamente fargli da nave scuola e lui potrà, diciamo, divertirsi. In effetti l'altra carta sono le tre lune, che ti porta a riflettere un po' sulla tua età, che sicuramente ovviamente è maggiore di quella del Toy Boy. Quindi tu in quale costellazione sei? Nella costellazione della Malgascetta, Malgascia, luna crescente, cioè fino, diciamo, sei sotto i 40, oppure sei una Malgasciona dai 40 ai 60, oppure sei una Carampana oltre i 60. Quindi devi capire anche in che situazione ti trovi tu, perché il Toy Boy ovviamente, Malgascione, esatto, il Toy Boy ovviamente ha, diciamo, esigenze di divertimento più che altro. Quindi, se tu non sei alla ricerca di una relazione, diciamo, che possa essere stabile e non sei interessato a questo, potrebbe andare benissimo il Toy Boy. Abbiamo anche il desiderio. Devi imparare a farti desiderare se vuoi conquistarlo il Toy Boy. Il desiderio è fatto di che cosa? Beh, è fatto di tante sfumature, è fatto di femminilità, è fatto di diciamo attrattività. Quindi
Quindi l'astro del desiderio è una rappresentazione del delicato equilibrio anche tra desiderio e possesso, un'energia elastica che si può contrarre, si può racchiudere a seconda delle situazioni. Quindi è importante saperlo gestire, questo desiderio. Vediamo altre tre carte. Qua vengono tutte carte doppie. Allora, viene fuori la carta dell'istituzione della trasgressione. Sicuramente il motivo che dovreste avere non è sicuramente un motivo istituzionale, è una motivazione trasgressiva nell'ambito della relazione con una persona più giovane. Perché se volessi l'istituzione dovresti cercarti più o meno un coetaneo. Devi valorizzarti, darti un po' di autostima, puoi recitare il mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Questo mantra ti suggerisco sempre di recitarlo perché ti porterà dei vantaggi. E per finire, queste tre carte, fai attenzione, alla fedeltà, cioè devi mantenere la fedeltà a te stessa e la speranza che il tuo eboio possa essere fedele. Diciamo, magari può essere fedele a tratti, ma poi sta fedeltà potrebbe anche un po' vacillare, perché ovviamente. E l'ultima carta abbiamo il drago a sette teste, quindi il vincolo. Ci saranno delle prove che dovrai superare. Questa relazione, diciamo, ti farà capire tante cose, o questa frequentazione, o il motivo per cui hai conosciuto questa persona. Quindi il vincolo ti insegna che talvolta la crescita personale richiede comunque la capacità di affrontare le tue paure, di sospenderti nel vuoto, per vedere il problema da un nuovo punto di vista. Attenzione, attenzione, perché il vincolo ti invita a vedere il drago come una guida personale, una situazione che può comunque migliorarti. Quindi queste sono un po' le carte, quindi il motivo per cui vi siete trovati, allora, dal suo punto di vista, quello di vivere su una trasgressione. Dal tuo punto di vista, questa relazione ti porterà una ventata, diciamo, di sicuramente positività, però anche dei problemi che dovrai affrontare. Soprattutto le situazioni di questo genere vanno vissute in modo trasgressivo, senza troppi sentimentalismi e senza coinvolgersi sentimentalmente. Bene, questo è per quanto riguarda la prima stesa. Vediamo la seconda stesa, che è la stesa della piramide. Vediamo cosa ci racconta la stesa della piramide. Quindi non vi siete incontrati per caso, cosa accadrà tra voi? Non vi siete incontrati per caso, cosa accadrà tra voi? Non vi siete incontrati per caso, cosa accadrà tra voi? Vediamo cosa ci raccontano i Taratarot. Vediamo cosa ci raccontano i Taratarot. Non vi siete incontrati per caso, cosa accadrà tra voi? Vediamo un po' i Taratarot cosa ci raccontano, qual è la motivazione per cui ti sei incontrata con questa persona. Non ti sei incontrata per caso, cosa accadrà tra voi? Tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei Taratarot. Non vi siete incontrati per caso, cosa accadrà tra voi? Allora, intanto la motivazione è capire il tuo attaccamento, perché diciamo ti stai muovendo tra l'attaccamento diciamo, e la sirena. Quindi una delle motivazioni per cui probabilmente questa persona è finita nella tua vita è quella di imparare a gestire l'attaccamento, imparare a gestire questa situazione che è una situazione negativa. L'attaccamento è una lezione profonda che ti insegnerà, diciamo, a gestire il distacco dal risultato. Quindi imparare l'attaccamento è fondamentale, fondamentale imparare a gestire l'attaccamento, perché l'attaccamento non ti porterà nessun buon risultato. Quindi devi veramente imparare a gestire l'attaccamento per superare ogni vincolo che ti potrà vinculare in qualche modo. Quindi questo è un punto importante. Superare l'attaccamento potrebbe essere la motivazione per la quale c'è stato questo incontro, c'è stata questa situazione, diciamo, tra voi che ha portato, diciamo,
questo coinvolgimento, insomma, perché vi siete incontrati, questo credo che possa essere una delle motivazioni principali per cui ci può essere stato questo incontro. Credo che sia un punto fondamentale da prendere in considerazione. E poi abbiamo sicuramente la speranza di tempi migliori, quindi quello che ti ha portato anche è proprio la speranza di poter trovare qualcosa di più. Probabilmente vieni da una serie di situazioni, diciamo, abbastanza negative, abbastanza nefaste, e quindi la speranza di tempi migliori, cioè sperare, diciamo, di trovare una persona che possa essere per te la persona giusta. Quindi questo potrebbe essere una delle motivazioni per cui che ti ha spinto, cioè per cui l'universo, diciamo, ti ha fatto incontrare questa persona. E ovviamente anche per trovare il tuo equilibrio interiore, perché abbiamo questa carta che è la giustizia, che rappresenta un po' l'equilibrio interiore. La leggenda narra che al momento della morte il cuore dell'anima veniva posto sulla bilancia, e se il peso della morte era in equilibrio con la piuma di Maat, la dea della verità e dell'ordine cosmico, l'anima poteva passare nel regno degli dèi. Quindi questo è il concetto fondamentale. E poi vediamo un po', abbiamo le altre tre carte. Allora, abbiamo quindi la donna cuciniera, che rappresenta la tua possibilità di evoluzione, quindi come dentro come fuori l'armonia dei sapori. Quindi è molto importante imparare a gestire, quindi la donna cuciniera porta nella tua vita situazioni buone, situazioni positive, e devi però saper gestire tutti, diciamo, gli ingredienti. Quindi la tua vita deve essere una sorta di ingredienti che si mettono a posto. Anche qua ti viene incontro il mantra rappresenta la tua possibilità di emanciparti dai problemi, come liberarti dai vincoli, come liberarti dai problemi che possono interferire nella tua vita. E abbiamo poi anche qua la Margashona, quindi anche esplorare la tua seduttività, esplorare anche la tua sensualità. Questo è un altro motivo. Quindi le motivazioni in questo caso per cui hai incontrato questa persona sono proprio di intraprendere, diciamo, un percorso di crescita interiore per trovare il tuo vero equilibrio interiore. Queste sono le motivazioni, diciamo, per cui c'è stato questo incontro, è avvenuto questo incontro con questa persona. E passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Vediamo un po' cosa ci racconta la stesa della stele, come mai è avvenuto questo incontro. Vediamo un po' cosa ci racconta la stesa della stele. Allora, cosa ci dice la stesa della stele? Scegliamo le prime tre carte. Allora, abbiamo la Margashona, quindi l'incontro diciamo, in questo caso viene fuori per anche sviluppare un po' la tua femminilità. La Margashona, cioè l'imperatrice, è una carta straordinaria. È come una regina delle foreste tropicali, selvaggia, leopardata, maestosa, ha un'aura di creatività, diciamo. Quindi questa carta ti sussurra di abbracciare la tua essenza più autentica. Questa carta, diciamo, ti porta vitalità, abbracciare il lato selvaggio, renderti un po' più mignotta. Questo è il concetto di fondo. Anche qua abbiamo comunque l'equilibrio interiore, quindi un incontro che può portare a un equilibrio interiore, cioè alla capacità di trovare il proprio equilibrio, trovare la propria armonia. Teniamo presente che la giustizia
o l'equilibrio interiore ci insegna che la verità e l'integrità devono essere la bussola per le nostre azioni, un punto fondamentale. La bilancia è una guida, una costante riflessione sulla moralità delle scelte, molto importante questo. Ogni azione deve essere guidata dalla purezza del cuore. E poi abbiamo le fil rouge, la carta dell'innamorato, le fil rouge, che rappresenta invece, diciamo, l'idea che l'amore non è soltanto un, diciamo, come dire, un concetto, un sentimento, ma l'amore non è solo un sentimento, ma è l'occasione di una crescita profonda, un riflesso, diciamo, dell'anima stessa, no? Il fil rouge suggerisce che l'amore è una forza potente, anche un terreno delicato, diciamo, no? Quindi questo è il punto fondamentale. E poi abbiamo, basta, scegliamo le altre tre carte. Allora, le altre tre carte sono le tre lune rappresentano un po' l'energia femminile e ti dicono che definire degli obiettivi anche sulla base della tua età, fondamentalmente, no? Ti fanno, devi centrarti un po' sulla base un po' dell'età. Tu a quale triade appartieni? Alla costellazione della Margascetta, della Margasciona o della Carampana? Tenendo presente che anche le Carampane e Luna Calante possono avere ancora altre chance, altre possibilità. In effetti anche le Carampane possono, diciamo, avere delle possibilità di crescita, perché le Carampane hanno comunque la chance di, diciamo, di passare oltre, di diventare un museo delle cere, di diventare delle mummie, hanno l'aspettativa della mummia 2 ritorno, e poi potrebbero essere diventare anche degli zombie 2 ritorno, potrebbero arrivare al punto di non ritorno, la mummia 3 al punto di non ritorno, e poi chissà, magari diventare anche degli Elohim, quindi le prospettive ci sono. Devi imparare a diventare il regista della tua vita, a portare avanti le cose belle e, diciamo, diventare il regista della tua vita e imparare a gestire l'attaccamento. Ecco, quest'altra carta è una carta molto importante, che è proprio la carta dell'attaccamento. Imparare a gestire l'attaccamento e non restare succubi degli attaccamenti che possono governare negativamente la nostra vita. E l'ultima carta da prendere in considerazione è il calesse, cioè la carriola. Che ci dice la carriola? Ci dice che praticamente dipende da te quello che può capitare. Cioè le due strade, o parcheggio del cimitero o ristorante 5 stelle, dipendono molto da te, cioè dalla tua armonia interiore, perché come sopra, così sotto, quindi tutto quello che ci capita spesso capita perché è una proiezione, l'ambiente esterno, una proiezione dell'ambiente interno. Quindi attenzione, perché la carriola ti ricorda che il vero trionfo capita quando riesci a guidare questa carrozza con maestria, tenendo insieme le redini della ragione e dell'emozione. Quindi è l'unione di ragione ed emozione che porterà il risultato proficuo. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e